Ciao, io sono Davide e sono l'autore e il regista del Grande Male. Allora, parto subito dalla richiesta di tutoraggio, che è chiarissima. La richiesta di tutoraggio è di un tutoraggio registico e la motivazione è perché ho bisogno di aiuto. È la prima volta che affronto un progetto così grande e ne ho desiderio, ne ho paura, incertezza e quindi chiedo aiuto, credo anche che sia il senso di un bando. Come regista credo che mi interessi tanto andare a scoprire insieme all'attore la possibilità di lavorare insieme, di scoprire un processo creativo, organico. Rispetto al Grande Male, il Grande Male nasce a giugno da un momento molto particolare, anche di difficoltà di presente, di difficoltà di fare il teatrante, di cercare appunto i bandi, i fondi, cercare di mettere insieme i pezzi, e improvvisamente appare questa immagine chiara, come se tutta la drammaturgia fosse apparsa nel giro di pochi attimi, poi rimaneva da scriverla. Nasce da un'urgenza molto forte, che non è tanto, è anche collegata alla mia storia personale. Io ho perso mio padre per il cancro, ma non è questo. L'urgenza in quel momento era di voler scrivere e fare qualcosa che avesse a che fare con la trasformazione del dolore in bellezza, quindi anche la trasformazione di un evento personale drammatico in qualcosa che possa parlarmi e parlarci di bellezza e generare momenti di bellezza nella stesura, nelle prove, nell'incontro con il pubblico. Questo credo sia, io credo sia il tema principale del Grande Male. Questo per me è il cardine. Credo che l'arte possa fare questo, credo che l'arte debba occuparsi di questo, di trasformare il dolore dell'individuo o della comunità anche in bellezza, anche in potenzialità. Nel Grande Male io ho cercato di capire se c'era un altro modo per mettere tutto insieme, quindi per fare in modo che anche la poesia, la scrittura in versi entrasse, perché no, con forza dentro un'apparente struttura drammaturgica che è anche a tratti naturalistica, e poi non solo naturalistica. Li lascio agli altri componenti del gruppo. Grazie. Ciao a tutti, io sono Francesco Enrico e in questo spettacolo interpreto il ruolo del dottore. Ciao, sono Eleonora e nel testo sono Livia. Io mi chiamo Ilaria, sono musicista, studio musica. Io sono Giorgia e sono assistente alla regia. Ricordo che era tipo l'una di notte e ho detto vabbè, inizio a leggerlo e poi dopo magari lo finisco domani. E poi però in realtà l'ho letto tipo tre volte di fila. Sono qui insomma in prova con i miei compagni, perché è un testo che personalmente trovo molto scomodo, che mi mette anche profondamente a disagio. Quindi si sta parlando della morte, ma non solo, forse non proprio. È un tema sempre delicato, comunque universale, molto centrale di fatto anche nelle nostre vite purtroppo. Questo viaggio, questa direzione verso il centro, che è sicuramente una cosa che io tento di ricordare a me spesso quando suono. Una sorta di ritmo proprio che in qualche modo si andasse a opporsi al ritmo di quello di cui si sta parlando. Un piccolo seme che poi si sviluppava in una maniera molto più grande di quanto pensare. Anche la dimensione, se vogliamo, onirica, a volte più pazza, più sognante che si crea, più delirante che si crea in fondo al testo, che magari può non appartenermi, e invece come nell'umanità questo può esserci, come potrebbe essere molto musicale. Riportare l'attenzione all'ascolto, ecco, sicuramente questa è una cosa che ho visto molto bene. Ironia, poesia e allo stesso tempo dolore. Penso che abbia una grande potenzialità di vita e questo è assurdo se pensiamo che è un testo che in realtà parla di altro, ma appunto per me è stato un po' questo.